Buongiorno da Porto Tolle, oggi continuiamo il nostro viaggio sulle archeologie industriali e siamo allo zuccherificio di Porto Tolle, appunto, un sito produttivo che ha dato impulso a questa città dando da lavorare quasi 400 persone e facendo crescere in modo determinante il paese. La prima campagna dello zucchero va in scena in un periodo particolare tra novembre e dicembre del 1925. Lavoravano stabilmente 90 persone a cui si aggiungevano 300 stagionali. Un mondo che è scomparso nel 1986 con la chiusura e oggi lo zuccherificio di Porto Tolle è una grande struttura abbandonata. C'è un progetto di lottizzazione che potrebbe portare, dove un tempo c'erano bietole e zucchero, appartamenti e sviluppo. Nell'immagine è anche l'abbattimento della ciminiera del maggio 2014.